insieme all'assessore del Re per parlare di buone pratiche in tema di comunicazione digitale, in particolare sui social. Assessore, ci può raccontare l'esperienza del Comune di Firenze, soprattutto in quest'ultimo periodo, anche in riferimento all'emergenza sanitaria che speriamo di aver superato? Sì, la comunicazione digitale è un canale fondamentale per informare la cittadinanza sui servizi digitali, ma anche su ciò che succede in città. Per questo durante la pandemia anche questo canale, appunto quello dei social, è stato fondamentale per comunicare via via le varie emergenze, i vari nuovi provvedimenti, e abbiamo attivato anche un nuovo canale proprio in questa fase pandemica, che è quello di Telegram. Quindi il canale della città di Firenze è adesso appunto visibile sui canali Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, e anche appunto questo percorso di partecipazione che abbiamo fatto verso i nuovi strumenti urbanistici della città di Firenze ha approfittato dei social proprio per arrivare in modo più capitale possibile alla cittadinanza, quindi diventa anche uno strumento di partecipazione importante. Telegram è la prima chat attivata dal Comune di Firenze? Telegram è la prima chat attivata dal Comune di Firenze e viene utilizzata per appunto le varie notizie che possono essere utili ai cittadini, alle imprese, alle associazioni, sia su nuovi servizi che vengono attivati, sia anche sugli eventi in città, visto che comunque la nostra città, per fortuna anche in questa ripresa post pandemia, è tornata ad essere vitale con tante iniziative, tanti eventi, e quindi per poter essere sicuri di raggiungere tutti, questa chat ci ha permesso già di ottenere dei buoni risultati.